Allora, Sandrino è semplicemente quella parte vera ed autentica di ognuno di noi. Quel lato umanamente sincero, diretto, schietto, senza filtri, che alberga nella nostra anima. Salutiamo gioventù! Uga Peppa, vado quando volete! Grazie Sandrino, bello mio, ciao! Bella vita! Zio Ben è un po' la parte seria del gruppo di attori del Sandrino, il film. È colui che subisce le intemperanze del fratello gemello. Gemello, insomma, un po' diverso, e del nipote che adora, è il centro del suo mondo, per cui zio Ben lo ama smisuratamente, fa qualsiasi cosa per lui, e questo gli porta anche alcuni problemi in famiglia, perché insomma la moglie non sempre è d'accordo che lo pianta lì, però questo non voglio anticiparvi nulla, lo vedrete sicuramente nel film tra una risata e l'altra. Avanti! Maresciallo. Ah, sì! Benvenuti! Dai, entrate. Da quasi, qua. Era ora, era ora. Diventa, oh, zio. Addio. Allora. Era ora. Guarda come ti sei ridotto, guarda. 50 anni. 49. Ma quale 49? Quale 49? Tu sempre con questi tuoi fatti, con queste tue azioni, sei una presenza assolutamente deleteria per te e anche per me. Basta! Ora veramente basta, mi avete seccato, non ce la faccio più. Dammi le chiavi della macchina. Chiavi della macchina. Scusi, maresciallo. Allora, zio Gio fondamentalmente è un cinquantenne single, molto convinto, a cui piace divertirsi e ovviamente tirarsi a sé il suo nipote preferito. E in contrapposizione ovviamente con mio fratello, perché mio fratello è imprenditore, persona più basata, invece nel personaggio zio Gio interpreto proprio questo cinquantenne sempre attorniato di belle ragazze, in pratica un nulla facente che ama solo il divertimento. Sì, sì, in effetti. Oh zio, è da un'ora che ti aspetto però. Nipotino, stai tranquillo, guarda che ti ho portato. Puttana. Sandrino non è rozzo, è diversamente fine. Sandrino non è ignorante, è diversamente acculturato. Oh zio, vado a prendere il tuo coppio delle torno. Vado a prendere il tuo coppio delle torno. Sì, però non ti perdere. Questo è un parcheggio per disabili, maleducato. Perché sei disabile tu? Basta così. Puttana, è così, robo. Ma quale spot? Cioè in pratica anche tu a casa, ma anche tu che mi stai riprendendo in questo momento, sei Sandrino. Fai finta di essere contento di intervistarmi. Però dentro di te tu stai dicendo: oh santo, compare amato, ma vado a mandare a giro, smetto, mo parri. Insomma, signori, Sandrino e Sandrino. Salutiamo carissimi. Allora, ma lei non l'ha visto il rosso, vero? No, non l'ho visto il rosso, non l'ho visto a voi, se no non abbiamo strada. Complimenti. Oh, troppo buono, quale complimenti, cioè i complimenti vanno a voi, che vi siete nascosti benissimo, ce l'avete proprio invisibili. Favorisci i documenti, presto. Documenta mia? Sì. Ok. Ah Luca, guardalo che vedo, guardalo. La cosa che più mi è piaciuta di questo film è l'assenza totale delle parole mafia, 'ndrangheta, sequestri, eccetera. Quindi questa è una cosa molto importante, perché personalmente, e parlo da spettatore, mi sono stufato sempre a sentire parlare di mafia e 'ndrangheta nel territorio di Reggio Calabria. In questo film vedrete le parti più belle di Reggio Calabria, sia da un punto di vista geografico, ma anche da un punto di vista umano. Minchia quanta neve! Ma proprio tanta neve. Vabbè, tanto, prima o poi qualche anno la beccheremo. Guarda che soffice pure, guarda. Poi guarda. Sì, saranno 30-40 centimetri. Sì, vabbè, ho capito, però insomma, Gambari offre anche altre attrazioni. C'è il bosco, c'è una passeggiata, mangiamo un po' di pane di grano, il capicollo. E poi c'è il parco a Pinatura. Oh! Bad City! Totò e Peppino a Malano! Andiamo in hotel! Andiamo in hotel, è meglio. Oh, siamo a Gambari, noi in Siberia. E dico a lui, andiamo a sciare, andiamo a Gambari, c'è la neve. Allora, adesso qualcuno di voi mi potrebbe chiedere: ma perché dovremmo venire a vedervi al cinema? Perché dovremmo venire a vedere Sandrino il film al cinema?
E beh, in prima battuta, in primis, come direbbe qualcuno, perché lo manderemo in onda, o meglio, lo manderemo al cinema in un orario in cui non avrete di meglio da fare, cioè alle 3 del mattino, alle 4, quindi faremo orari particolari. Quindi sarete a casa con vostro marito, con la vostra moglie, con la vostra amante, col vostro partner occasionale o fisso. E poi perché, insomma, riderete dal primo all'ultimo minuto, cioè per 89 minuti, perché durerà 89 minuti e 6 secondi, e se posso chiedere conferma alla regia, 6 secondi, riderete dal primo all'89esimo minuto e 6 secondi. Mi sono fidanzata. Stasera lo porterò anche a cena qui. Un film molto leggero, pieno di gag, pieno di sketch, molte sorprese. È una storia molto intrigante. Il primo film forse su Reggio Calabria dove non si parla di mafia, ma si parla di comicità. Ah, senti zio, una curiosità. Ma questa macchina ha il freno a mano dietro? Non ridere tesoro, perché qui c'è più di un freno a mano. L'unico mio rammarico, ecco, lo dico sinceramente, apertis verbis, è che non c'è nessuna scena di sesso sfrenato, non c'è nessun omicidio, nessuna strage, cioè soltanto cose positive. Questa no, non lo posso accettare. Io vi saluto, ci vediamo al cinema. Vabbè, aspetto qui comunque, dai, quanto manca? Qualche mese e poi andrà al cinema.